Il ministro dello sviluppo economico Flavio Giannonato e quello dell'economia Fabrizio Saccomanni hanno firmato il decreto previsto dall'articolo 16 del decreto legge 1 del 2012 che mira a sviluppare investimenti infrastrutturali ed occupazionali nei territori interessati da attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. La misura, secondo quanto sottolineato in una nota del governo, si tradurrà in sensibili vantaggi economici e sociali soprattutto per il Mezzogiorno ed in particolare per la Basilicata. Della vicenda ne abbiamo parlato con Ennio Di Lorenzo, presidente del circolo Legambiente Val d'Agri. La questione in Val d'Agri in particolare legata alle infrastrutture è emersa anche in un incontro del ministro che c'è stato a Potenza a fine agosto ed il tema è quello legato in termini generali allo sviluppo, perché in Val d'Agri è presente già l'attività estrattiva da tempo. Il ministro Giannonato a Potenza ha detto: non solo petrolio, ma altri investimenti che possono andare dalla chimica verde piuttosto che a investimenti infrastrutturali. Quindi, come dire, non mi sorprende e per certi versi non è particolarmente scandaloso, perché non credo volesse in questo caso, almeno per quello che riguarda la Val d'Agri, abbinarlo ad un parallelismo con l'incremento dell'attività estrattiva. L'arrivo delle estrazioni petrolifere in Basilicata ha creato un binomio petrolio-lavoro che è stato forse illusorio per i cittadini. È stato questo l'equivoco su cui si è fondato l'arrivo di Eni in Basilicata e il consenso che 20 anni fa, o quantomeno la curiosità, ha suscitato presso le popolazioni e anche assecondato in questo dalle amministrazioni tanto locali quanto regionali all'epoca. Era un equivoco che noi avevamo già evidenziato, questo tipo di attività non ha alta intensità di occupazione, soprattutto se non è qualificata. Questo si è regolarmente dimostrato e in questo senso ora a essere deluse sono soprattutto le popolazioni che avevano pensato diversamente dalla realtà. Ma come si vive ora in Val d'Agri, da molti considerata terra di conquista da parte dell'ENI? Si vive con preoccupazione, tutto sommato ha un aspetto marginale nella evoluzione anche della, come dire, nello scorrere della vita quotidiana, se non chi è interessato direttamente. Perché la Val d'Agri, ricordiamolo, è anzitutto un parco nazionale. In più ora si vive con alta preoccupazione che a volte porta anche, come dire, a forme di sensazionalismo controproducente per il territorio, allarmismi, come dire, poco ragionati, ma il dato è che c'è grande preoccupazione che si somma chiaramente alla disillusione di chi aveva frainteso le opportunità a chi erano destinate.